Ciao a tutti ragazzi, 26 gennaio 2021, faccio questo video perché comincio a essere anche un po' incazzato. Incazzato perché la querela che è nata fra Dzeko e il mister Fonseca, ma quindi indirettamente anche con la società, comincia a diventare veramente stucchevole. Stucchevole è un aggettivo molto raffinato che vuol dire che cominciate veramente a rompere i coglioni adesso. Perché io capisco che questi calciatori vivono in un mondo tutto loro, parliamoci chiaro. Edin Dzeko, ormai mi pare che abbia 34 anni, i suoi soldi li ha guadagnati, un mercato ce l'ha, anche se le società di calcio stanno attraversando un periodo di grande crisi economica, quindi c'è una società, se io fossi il procuratore di una società che deve fare delle trattative, la prima cosa che direi ai calciatori, ragazzi, mettetevi in testa che in periodo di Covid, qui stiamo tutti ancora dopo 17 mesi, qua tutti in questa condizione, è chiaro che se gli stadi rimangono vuoti, in tutti questi mesi ogni società ha avuto delle gravi perdite, quindi è chiaro che non è certo un momento di sparare delle grandi cifre, non è questo il momento di fare un trasferimento di società, di cambiare casacca, come ad esempio non è il momento di vendersi casa, per esempio il mercato immobiliare è crollato e anche chi aveva dei ricchi emolumenti, dei ricchi stipendi, dei ricchi salari, come li vogliamo chiamare, dei ricchi compensi, si deve dare una calmata. Quindi io non ti capisco, Geco, perché alla fine tu stai facendo il centravanti della Roma, hai avuto tutto dalla vita alla fine. Hai figli, sei sposato, vivi in una bellissima città, sei considerato un grande calciatore, sei il capitano di una delle squadre, di una squadra di una delle città più importanti del mondo. Sarai ricordato come un grande bomber. Ma si può rovinare tutto questo per Roma Spezia di Coppa Italia? Perché il mister non ti mette in campo, ti mette in campo tardivamente, perché contesti delle decisioni, perché... Ma se la società adesso, la notizia di oggi, ti dà una multa, che sarà anche salata, cosa significa questo? Cosa vuol dire? Vuol dire che... Ma non ti viene il dubbio che forse un giocatore deve fare il giocatore e un allenatore deve fare l'allenatore? Ragazzi, vi pagano anche per andare in panchina, vi pagano anche per andare in tribuna. Vi pagano anche per stare a casa. Non è detto, non sta scritto da nessuna parte sul contratto che Edin Dzeko per tot soldi l'anno deve giocare 90 minuti sempre. Non sta scritto da nessuna parte. Quindi, ora io non riesco a capire. Tante cose non riesco a capire. Per esempio, non riesco a capire l'atteggiamento di Dzeko durante Roma Spezia di campionato che se ne sta in tribuna. Giornata per noi tifosi di grande sofferenza, non solo in campo, ma per tutto quello che era nato intorno a questo litigio, che per me è una cosa ridicola. E Dzeko se ne sta in tribuna, ride, scherza, ridacchia, anche su risultati non favorevoli, come quando eravamo sul 3-3, ride, esulta, tutto bello sorridente. Magari io avrei tenuto un profilo più basso. Cioè l'atteggiamento è sempre quello del tipo Marchese del Grillo, no? Io so io e voi non siete un cazzo, questo è l'atteggiamento di questi ricchi miliardari, perché poi di questo si tratta, che mi sono sempre domandato che cazzo ci dovete fare poi con tutti questi soldi che guadagnate. Io ma non riesco a capire che ce ne deve fare uno 5 milioni l'anno, 6 milioni l'anno, 10 milioni l'anno, vabbè, se vede che avete diversi figli sparsi per il mondo come grande Diego Maradona che già ha lasciato figli un po' da tutte le parti. Comunque, io dico questo, a pagare questa situazione siamo noi, perché noi non guadagniamo 5 milioni di euro l'anno, ma non guadagniamo neanche 500 mila, neanche forse 50 mila l'anno. Per noi però ci sono dei valori da rispettare, degli ideali. Per noi la nostra maglia, la nostra bandiera, i nostri colori sono un valore, che ci scaldano il cuore, ci tengono compagnia. Quando vediamo le partite, quando le ascoltiamo alla radio, e la Roma è molto più di una squadra di calcio. Tu
Tutti i tifosi della Roma lo sanno, la Roma è qualcosa che non manca mai, che ci ha sempre accompagnato e ci ha sempre confortato anche nei tanti momenti difficili che purtroppo nella vita si attraversano. C'è il momento che perdi il lavoro, c'è il momento che perdi casa, c'è il momento che perdi l'amore, c'è il momento che ti ammali. C'è il momento che hai problemi economici, ci sono tanti momenti brutti, molto brutti. La Roma c'è sempre, la Roma non si discute, si ama. Questo è uno dei nostri slogan più amati. Quindi, caro Geco, ti ho sempre considerato un grande professionista. Ma più persone, un carattere un po' fumino, un po' particolare, forte personalità, va bene, ma io ti ho sempre considerato un grande professionista. Dimostra di essere un grande professionista. Dimostra di tenere a questa squadra. Lo sappiamo che sei un bravo giocatore che può giocare nella Juve, nell'Inter, nel Chelsea, che hai le tue squadre che sono pronte d'accordo, sappiamo che sei forte, è proprio per questo che ti abbiamo affidato la fascia di capitano, perché sei un grande giocatore. Ma essere un grande giocatore non basta. Ora, a 34 anni suonati, è venuto il momento di dimostrare di essere qualcosa di più. Dimostra di essere un grande uomo prima che un grande giocatore. Vai da Fonseca davanti ai tuoi compagni, chiedi scusa perché hai esagerato, perché la formazione noi possiamo discutere fino al 3000, la fa l'allenatore. Fatelo entrare in testa. Non sei l'allenatore della Roma, non sei il vice allenatore della Roma, non sei l'allenatore in seconda, sei un calciatore. Quello che chi chiede l'allenatore devi fare. E su questo punto non c'è discussione. Dzeko deve andare da Fonseca, ripeto, deve chiedere scusa perché ha sbagliato, era incazzato, era arrabbiato anche per l'eliminazione della Coppa Italia, per non aver giocato, per tante cose. Succede, ma un allenatore di calcio non si può far mettere i piedi in testa, non si può far trattare in questa maniera da un calciatore perché perderebbe la faccia e l'autorevolezza di fronte a tutta la squadra. È la stessa identica situazione di qualche settimana fa fra Gasperini e il Papu Gomez. Il Papu Gomez ha alzato la voce negli spogliatoi, ha anche spintonato, pare, ha messo, cioè, sono quasi venuti alle mani con mister Gasperini. E Papu Gomez è sul mercato, non gioca più, se ne va, perché funziona così. E l'Atalanta ha continuato a vincere anche senza il Papu Gomez. È andata a Milano sul campo del Milan capolista, ha vinto 3-0, perché l'Atalanta è una squadra forte. E il gruppo, il sistema di gioco, la squadra, l'allenatore, la tattica, l'organizzazione della società è più importante del Papu Gomez, è più importante di Edin Dzeko, perché sapete perché? Perché il Papu Gomez e Edin Dzeko, primo, sono dei giocatori di calcio, non sono una squadra di calcio, e secondo, cari miei, non siete Diego Armando Maradona, siete Papu Gomez e Edin Dzeko.